Giovanni, Michael Cole e Alex Testa per questo pre-show di NSL. Ladies and gentlemen, please welcome to WWF Wrestling Sound pre-show NSL from Cincinnati, Ohio. This is Michael Cole. Here with me is the next me, Alex Testa. Alex, in this pre-show, Mr. P will have to defend his WWF title against Will Theobald. And Ben faces MVD in a no DQ match. What do you think about Ben, Alex? Am I sure Ben should be looked up in a cage instead of fighting here in the WWF? Because he's really a terminal heel. My host should find him at once, since MVD could be in a serious danger. Let's fight Ben together. Let's find Ben together. All together. Let's fight Ben together. Let's find Ben. Okay, Alex. Now let's go to the ring. Pre-show di NSL WWF Rising Sun NSL 2019. Si parte subito con un match importante, perché è valido per il titolo WWF Mr. P contro Will Theobald. Molto bello quello di Will Theobald, come sempre, ma oggi è arrivato il suo momento. Battere Mr. P e diventare il nuovo campione WWF. Si può iniziare questo match valevole per la cintura di campione WLF detenuta da due mesi da Mr. P. Mr. P che non vuole perdere questa grande chance di dimostrare di essere superiore anche Will Theobald. Ha dimostrato di essere superiore a parecchi atleti, tra cui Six. Per oggi Will Theobald subito con una manovra simile alla Stratus Faction, questo Springboard Bulldog ben eseguito da parte del Fenicottero Nero. Poi Mr. P qui prova a prendere e lo fa oggetto di un Spinning Fisherman Suplex eseguito alla perfezione. Il campione è davvero forte fisicamente, tecnicamente è migliorato tantissimo e poi anche discretamente veloce, quindi mi sembra che Will Theobald debba ovviamente sfruttare non solo la sua agilità ma anche la sua maggior furbizia. Però qui attenzione, Mr. P lo aggancia, lo prende, lo afferra e lo scaraventa all'indietro con un exploder suplex a del poco geniale. E poi backside slam. Beh, se Mr. P ti mette lì all'angolo, ha vinto il match. Se invece Will Theobald riesce a correre, vedete, lo tiene sempre lì Mr. P. Back suplex. Will Theobald non è della partita, non è del match. Questo deve essere il match della sua riscossa. Dopo un buon inizio con quello Springboard Bulldog si è un po' perso, poi il Fenicottero Nero dopo la sua spettacolare entrata, come sempre mi serve attenzione, e lo smash immediatamente, forse il tornado falso 5 lo riesce e va a segno con un German Suplex poderoso. Si è davvero ben eseguita, Mr. P non sbaglia niente, sa che sbagliare una cosa contro uno veloce come Will Theobald scaltro può veramente fare la differenza. Quindi vuol far compiere meno errori possibili, stando sempre agganciato, attaccato alla appiccicata al proprio rivale. Ottima strategia di Mr. P, qui va a chiudere il match. German Suplex eccezionale, ma Will Theobald non ci sta, attenzione, una ginocchiata per essere però più efficace qui il Fenicottero Nero.
che non riesce. Step suplex, gli sta dando una lezione sonora, davvero una lezione di quelle che non ti menti, che non si può dimenticare, insomma. Ancora va a vuoto Mister Petizione, forse se lo può già caricare per il tornato avanza 5, non riesce invece. Lo va a chiudere in questa mossa di sottomissione a braccio, questa handbarra, ma ci sono le corde ad aiutarlo. Ultimo al doppio tenta, una reazione, ma niente a fare, Mister P lo blocca ancora, bravo ultimo al in questo frangente, forse la reazione del fenicottero nero. Uno spinning kick, calf kick precisamente, e poi standing sea fire, manovra tipica peraltro di Six. Eh sì, stavolta gli ha rubato dallo schema delle mosse, però qui il match può essere già concluso. Backdrop, che è una caduta ovviamente molto brutta per Ultio Valda, che se la rischia, mamma mia ragazzi, qui su calcio molto particolare, poi una serie di calci e c'è l'enzino di kick. Ottimo Ultio Valda che va ancora in corsa, ma sbaglia tutto. Ultio Valda la rincorsa e penso che mi serve qui possa chiudere con il tornado forza 5 da un momento all'altro. Attenzione Ultio Valda all'angolo, non può fallire. Cosa vuol fare? Attenzione! Addirittura gli cammina sopra il petto. Pazzesco! Addio Ultio Valda qua. Mamma mia ragazzi, che gli ha fatto? Ultio Valda che ha battuto, sembra Fulgeso, non vorrei sbagliare, però ma Ultio Valda che oggi sta facendo bel poco. Russian sweep, e attenzione, il G4, Ultio Valda sotto, clamoroso ragazzi, appena due, neanche forse contro i due ragazzi. Mamma mia ragazzi, e Ultio Valda avrà eseguito pochissime manovre, ma anche il G4, e attenzione perché arriva il tornado forza 5. Andiamo a chiudere il match, Mr. P. Ultio non è riuscito a chiuderlo, neanche Mr. P commette un grave errore, e Sinistra poi, che manovra di Ultio Valda, standing moonsault, grande Will, grandioso Ultio Valda, lo mette lì, lo scaccia fuori, grande prestazione fino adesso di Ultio Valda. Si è ripreso dopo un bruttissimo inizio, esce fuori dal ring, attenzione, vediamo se è una buona idea, Mr. P qui si riprende, ma anche Ultio Valda fa lo stesso, fuori dal ring, attenzione, Mr. P lo rimette, lo riporta sul ring, attenzione, cosa tenta, niente da fare, Mr. P ha perso il momento propizio. Prima faccata del 24 nero, un calcione, un altro, ancora troppo prevedibile però Willa in questo frangente. Che inizio di pre-show di WWF Elimination Cell 2019, terza corda, attenzione ancora, è finito il match qua. Qui Ultio Valda con la forza del cuore, e poi mamma mia ragazzi che l'ha fatto, spin roundhouse kick, manovra da Oscar, quella di Ultio Valda, ma mi sa che non gli ha ancora la bicicletta. Ultio Valda alle spalle, standing drop kick on the back, dritto sulla schiena, ancora qua lo chiude, braccio di suo devastante, fai clinch, e ovviamente mi serve a qualcosa in più, a molto in più, frustata irlandese, non può perdere il match qua, penso lo va a chiudere. Lo strangolo all'angolo, attenzione, ancora un calcio lì e il match penso sia finito. Lo solleva, running power slam in arrivo ed arriverà a destinazione, perché ora siamo pronti a chiudere il match. Sì, lo va a chiudere dopo questa running power slam. 1 2, è solo 2, mamma mia ragazzi, Ultio Valda c'è ancora. Una volta mi serve, attenzione, Ultio Valda c'è, la stavolta c'è, c'è 4, Ultio Valda sotto, non lo chiude, però non lo chiude, perde troppo tempo, fa con il flyer uno springboard elbow smash, ma Mr. P lo ha attutito in parte. Sì, belli, l'ha chiuso qua, che manovra Ultio Valda, però un altro C4, non è riuscito a schienarlo. Attenzione, frustare irlandese, fortissimo, contro l'angolo vero, protetto dal tappetino, fa sempre male se ci vai con una maggiore velocità, maggiore potenza. Attenzione, gorilla press slam, Ultio Valda non riesce, e qui penso che sia finito il match,
il match è concluso. Bassegno, Randy Power Slam, no! TNT, il reverso di Teobald! Mamma mia, che grande match anche questo! Questi due danno sempre grandi match. Davvero, ecco, no! Qua delle spallate e poi la ginocchiata! Una stile killer! E poi ci sarà il tornado! Forza! 5! Mamma mia, ragazzi! Lo deve schienare! Infatti è arrivato il momento della chiusura. Va lo schienamento. 1, 2 e 3. Mr. P, dopo un match durato 7-8 minuti se non erro, a sconfiggere un buono Will Teobald, che però avrebbe dovuto schienarlo dopo il secondo C4, dopo la seconda Teobald solta. Mr. P è ancora campione da WF. Diciamo che ce lo aspettavamo, però Will Teobald era il suo grande momento, penso che ormai abbia dato tutto quello che aveva. Ora, secondo match tra Ben e MD, un Ben davvero molto discusso.